Benvenuti ad un nuovo appuntamento con la Voce del Consiglio, la trasmissione istituzionale che si occupa dei principali temi trattati all'interno dell'Assemblea Toscana. Questa è una puntata interamente dedicata al tema che sta facendo più discutere, ovvero quello riguardante l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze sulle infiltrazioni dell''Ndrangheta nella nostra regione e lo smaltimento illecito dei rifiuti. Un terremoto che si è abbattuto anche sul mondo della politica locale. Per questo motivo c'è stato anche l'intervento del governatore Eugenio Giani in aula, un lungo dibattito con le opposizioni che non hanno fatto sconti proprio alla maggioranza. Vediamo tutto. La Toscana è in prima linea contro la criminalità organizzata e voglio subito affermare che la Giunta ha appena approvato la delibera che ci costituisce parte offesa nel procedimento penale. Con queste parole il governatore Eugenio Giani ha aperto il suo intervento in Consiglio regionale sull'inchiesta della DDA di Firenze riguardante le infiltrazioni dell''Ndrangheta e lo smaltimento illecito dei rifiuti delle concerie sul territorio. Dagli atti è emerso che i conciatori volevano un emendamento per escludere un impianto di depurazione dall'obbligo della procedura di autorizzazione integrata ambientale. Quell'emendamento sarebbe stato scritto, secondo gli inquirenti, dall'avvocato dei conciatori, poi consegnato al consigliere regionale Andrea Pieroni ed approvato in aula. Mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo, quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovraintese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. Per quanto riguarda invece la posizione di Leto Gori, capo di gabinetto del Presidente della Regione, accusato di essersi messo a disposizione delle concerie in cambio di una pressione da parte loro per farlo riconfermare nel ruolo, Giani spiega di aver valutato l'opportunità di avvalersi di persone di esperienza e di conosciuta competenza in grado di seguire il passaggio dall'amministrazione uscente all'attuale. Leto Gori, ha spiegato il Presidente della Toscana, è persona conosciuta e stimata all'interno della Regione, negli enti locali e in generale dai diversi mondi del sociale e dell'economia. Mi auguro sinceramente, ha concluso Giani, che Gori abbia la possibilità di chiarire la propria posizione e l'estraneità a reati contestati. Non credo che i cittadini toscani che hanno letto da due settimane a questa parte di tutto quello che quest'inchiesta ha sollevato, di quel polverone che quest'inchiesta ha sollevato, di persone che sono finite agli arresti domiciliari e che sono i secondi finanziatori della campagna elettorale del governatore in carica, possano accontentarsi del fatto che l'emendamento dopo un anno venga ritirato perché nessuno ne ha beneficiato fino ad oggi. Cioè, ci rendiamo conto? Non può il Presidente Giani, non può la maggioranza trincerarsi dietro la magistratura deve fare il suo corso. Questa inchiesta della Direzione Investigativa Antimafia di Firenze ha sviluppato due differenti discussioni. La prima riguarda le presunte infiltrazioni mafiose in Toscana. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana, la mafia esiste in Toscana e si fa sentire, e questo è già un primo traguardo, visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. Riguarda, questa è la prima parte, la prima discussione riguarda il procedimento che la magistratura sta portando avanti e che alla fine dovrà dirci se nella nostra regione esistono degli assassini, perché non esiste un altro termine per poter etichettare persone che in cambio di qualche euro hanno scelto di sotterrare sotto il nostro suolo migliaia e migliaia di tonnellate di rifiuti tossici, condannando a morte di fatto tre generazioni minimo di cittadini toscani. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica e non può il Presidente Giani, non può la maggioranza trincerarsi dietro la magistratura deve fare il suo corso. Perché la seconda discussione, che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica, è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale, che è l'Assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana. Cioè noi vogliamo sapere
se in Toscana esistono dei centri di potere, che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono, ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in Regione Toscana, che scrivono leggi che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente. Questo lo vogliamo sapere dalla politica, non dalla magistratura. Gianni è venuto in aula perché noi abbiamo richiesto la comunicazione con ben 15 domande. Alla metà lui di fatto non ha assolutamente risposto e nelle altre si è limitata a risposte molto blande. Noi dal Presidente della Regione ci aspettiamo un atteggiamento diverso, soprattutto su fatti così gravi. Lui deve venire, deve essere chiaro in aula, perché portare chiarezza all'aula significa portarla anche ai cittadini toscani. Questa comunicazione arriva a 2 settimane, da quando siamo stati resi edotti purtroppo di questa inchiesta a livello regionale, 2 settimane in cui il Presidente di Regione è stato zitto. Questo per noi è inaccettabile, perché leggiamo giornalmente e vediamo sulle TV tutte le notizie che riguardano questa vicenda che ancora è ben lontana da risolvere, da essere risolta. Sappiamo che ci sono dirigenti regionali che sono indagati, abbiamo chiesto cosa intende fare il Presidente con il suo capo di gabinetto. Lui dice che ha avviato una procedura, ma noi gli abbiamo letto qual è il regolamento, basta semplicemente rimuovergli l'incarico e fargli cessare di fatto il lavoro qui in Regione. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati, perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche. Invece quelle politiche erano quelle che secondo noi il Presidente Gianni doveva dare in questo momento. Perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente è al governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica, i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto delle attenzioni delle mafie. E questo vorrebbe dire che tutto l'elenco delle attività fatte dalla Regione Toscana in questi anni, e di cui anche il Presidente Gianni ha parlato, di fatto allora sono state inutili. E che i dossier che vengono fatti, in cui ci denunciano cosa riesce a fare la criminalità organizzata e le mafie in Toscana, non vengono ascoltati o forse presi sul serio. E questa è forse la cosa più grave. Noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini per quello che succede. E se davvero dovesse emergere, cosa che mi auguro non accada mai, che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata, allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere. Il Presidente Gianni ha fatto una lunga illustrazione di quella che è stata l'attività della Regione negli anni passati, ma anche di quello che dovremo fare in futuro, probabilmente ancora di più e tutti assieme. Ma noi che come Partito Democratico siamo i primi, come dire, ad essere garantisti nei confronti di chi si trova magari nella gogna mediatica, e gli auguriamo di dimostrare le non responsabilità, ma siamo anche quelli che vogliono chiarezza, che si pongono sul versante della massima legalità e lavorano per questo. Quindi, cioè, parteciperemo alla commissione d'inchiesta, ma abbiamo fatto una proposta ben più sostanziale, ben più strutturale, quella di trasformare l'osservatorio che oggi abbiamo per i beni confiscati in un osservatorio per la legalità. Abbiamo depositato proprio questa mattina una modifica della legge 42 del 2015 per andare in questa direzione e quindi affiancare la giunta con uno strumento che sicuramente risulterà molto importante, uno strumento che coinvolgerà tutte le associazioni che si occupano e che in questi anni stanno combattendo contro l'illegalità e contro la criminalità. Esagerare nelle speculazioni politiche, ricercare una visibilità mettendo a rischio l'immagine della Toscana ci sembra sbagliato.
Questo distretto è un distretto di eccellenza, come è quello della carta, come è quello Orafo, come lo sono altri, e noi, cioè, queste esperienze dobbiamo dire incitarle con i controlli, con le indicazioni, con la regolazione verso lavorazioni sempre maggiormente sostenibili e ovviamente rispettose di tutte le leggi, ma dobbiamo anche difenderli perché sono una parte importante dell'economia della Toscana. Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che fino al terzo grado di giudizio si è tutti innocenti. Non è perché cambia il colore politico di un indagato o perché cambia il nome, cambia la nostra idea. La coerenza è quella che ci appartiene e ci apparterrà fino in fondo. Per questo motivo anche oggi in aula abbiamo ribadito alcuni concetti. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo primo proponente Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale, noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo con la tutela da un lato di un territorio importante e di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti e centinaia di imprese nel distretto conciario di Santa Croce sulla cui correttezza non vi debbono essere dubbi e se c'è qualcuno che ha sbagliato quel qualcuno deve essere allontanato, ma per correttezza nei confronti delle tante imprese che agiscono in maniera regolare noi dobbiamo sostenere quel distretto. Dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così, dell'inchiesta inquinate da infiltrazioni mafiose. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso, che è oggetto di una parte dell'inchiesta, e proprio perché una parte dell'inchiesta è oggetto anche i lavori dell'Aula, all'interno dell'Aula noi abbiamo ribadito i nostri concetti, la verità processuale sarà quella che arriverà nelle aule di tribunale, la verità politica invece è che quell'emendamento per noi deve essere assolutamente tolto. Quando arriverà in aula voteremo a favore dell'eliminazione di quell'emendamento che è parte di oggetto dell'inchiesta della magistratura. Tanto una presa di posizione forte da parte nostra di solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale, bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale, semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno perché non ha aiutato nessuno e quindi bene, come ho condiviso quello che ha detto il Presidente Gianni del fatto di eliminare un emendamento, se anche questo può destare un semplice dubbio all'interpretazione diciamo di una norma, perché la Toscana è sempre stata molto attenta alle questioni di carattere ambientale, i funzionari dell'ARPAT sono funzionari di altissimo valore che hanno sempre tenuto alta l'asticella dell'attenzione ambientale, quindi si ripresenterà nei prossimi anni l'opportunità di fare scelte importanti, questioni economiche, questioni di salute, è una dicotomia che viaggerà per tanti anni insieme, ma soprattutto servirà una politica in grado di fare scelte con qualità, competenza, con forza e con un ruolo nuovo al quale a mio avviso tutta la Toscana è chiamata, perché la Toscana è terra di diritti, di doveri, di lavoro, di solidarietà e soprattutto di uguaglianza. E l'uguaglianza è un obiettivo che ci consente di tutelare i più piccoli, i deboli, al cospetto dei più forti e noi sappiamo che le organizzazioni mafiose sono organizzazioni forti e quindi serve una politica forte in grado di tutelare tutti i cittadini toscani.
E con questo ampio dibattito sul tema delle infiltrazioni dell''ndrangheta in Toscana, lo smaltimento illecito dei rifiuti, ma soprattutto le dinamiche interne alla politica, è davvero tutto. L'appuntamento è per la prossima settimana con la voce del Consiglio. Vi ricordo però che potete sempre seguire anche online tutti i principali argomenti trattati dall'Assemblea Toscana all'indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento ovviamente su RTV 38. Arrivederci.